Ale, incominciamo subito con un po' di sane novità, tra l'altro quella che non ho inserito volutamente nel titolo del video, appunto. Ovvero il nuovo Audemars Piguet Royal Oak self-winding, cioè automatico, da 34 mm in white ceramic. Non è il primo Audemars Piguet, non è il primo in ceramica, è il primo in versione automatica 34 mm di diametro in ceramica bianca. Aveva appunto la versione ceramica, era stata appunto già preparata nel 21, riguardata e sistemata in qualche modo con leggere modifiche nel 22 per il 50° anniversario della collezione, niente che dire, insomma. Un po' di caratteristiche tecniche, so che fremete per sapere il prezzo perché state già preparando i soldini. Benissimo, allora 34 mm, 8,8 mm di altezza, per cui molto fine. Cassa in ceramica bianca, spazzolata e lucidata, con le viti sulla corona in 18 in oro rosa, 18 carati, non 18 viti, 18 carati. Che dire, la corona anch'essa in oro rosa, vuoi non metterla in oro rosa? Il cristallo zaffiro sulla parte posteriore, sul fondello, ok? 50 metri di resistenza all'acqua, ci vorrete mica fare il bagno in piscina, eh? Domanda. Il movimento è appunto il calibro 5008 Vosher Base WMF 3000 automatico, costituito da 186 parti, di cui 28 sono gioielli, quindi sono gioielli, preziosi gioielli. 28.800 vibrazione oro, 50 ore di riserva di carica, indicazione delle ore, dei minuti, dei secondi, della data. Il braccialetto, evidentemente, anch'esso, il bracciale, anch'esso in ceramica bianca, anch'essa lucidata e spazzolata, con la chiusura, il folding cap in oro rosa, 18 carati. Tranquilli. È immediatamente disponibile dai venditori nei negozi. È una collezione permanente, per cui non aspettatevi di avere edizioni limitate, però se fossi voi io mi muoverei, perché non si sa mai, tutti lo verranno a comprare. I prezzi sono appunto intorno ai, anzi non intorno, ufficialmente 52.400 euro. Viene facile in dollari, mi presentate con i dollari, fate più bella figura, 53.000 US dollar, eh? Così, un regalino. Va bene, è comunque estate, signori, è interessante così parlarvi di questa collezione che peraltro fu introdotta nel 2018, cioè la Essence Watch Collection di Formex. In così, versioni multicolori che ha appunto definito, ha realizzato, che cosa c'entra definito? Non lo so, ma fa lo stesso, ha realizzato questa serie di orologi che hanno la caratteristica di essere certificati COSC, per cui in possesso della certificazione cronometro. Ne abbiamo parlato nel video precedente, parlando appunto del Biur, che oltre ad essere un cronografo monopusher con diverse funzioni, ha appunto la certificazione COSC. Serie questa così, a prima vista colorata, va molto adesso fare gli orologi colorati, alquanto sbarazzina, alquanto sbarazzina. Vi leggo un po' di prestazioni. È un diametro cassa da 43 mm per 11 mm di altezza, con appunto realizzata in composito carbone e ceramica. Mentre la versione 39 mm di diametro per 10 di altezza è in acciaio, stainless steel.
Il cristallo, il vetro frontale e il vetro sul retro, cioè vetro nel di dietro, chiamiamolo così. Evidentemente ci mancherebbe altro in vetro zaffiro con il trattamento antiriflesso e ha una resistenza all'acqua di 100 metri. Il movimento è un slitta SV201 automatico, appunto con la certificazione COSC, che ha 28.800 VPH, 41 ore di riserva di carica, ore, minuti, secondi e data. Ci sono le diverse opzioni per quanto riguarda il cinturino, c'è cioè appunto la versione NATO Strap, ok. E poi c'è la versione in pelle italiana, nylon e gomma. Il tutto è con la chiusura, la clasp in fibra di carbonio. Fantastico. La disponibilità è limitata perché c'è una produzione appunto limitata, non si sa bene di quanti pezzi, comunque è acquistabile solo ed esclusivamente, almeno attualmente, mediante il sito che è formexwatch.com e solo per il periodo estivo. I prezzi vanno da 1410 dollari a 1480, per cui insomma siamo intorno a appena sotto i 1500 dollari, che poi in euro sono 1650, 1640, insomma qualcosa di questo tipo. Per cui 1410 euro il 39 mm, 1650 euro il 43 mm, quello in carbonio, come ci siamo detti. Carino, no? Carino, però vedete bene che come vai a farti fare una sana certificazione COSC, ti becchi i tuoi prezzi che vanno a incrementare. Altra novità, secondo me estremamente interessante, è il fatto che la TAG Heuer ha rifatto il Carrera Skipper. Il Carrera Skipper fu originariamente realizzato, se non ricordo male, nel 1968, comunque alla fine degli anni 60, ed è un modello assolutamente di difficile reperibilità. Se avete modo di cuccarne uno, saltategli addosso, soprattutto se come me siete appassionati di orologi vintage. Successivamente nel 2017 ci fu per il 50° anniversario della vittoria della Coppa America da parte di Intrepid, barca americana, di cui appunto il Carrera Skipper, per la quale appunto il Carrera Skipper era stato realizzato, ci fu una riedizione, chiamiamola così, commemorativa di 125 pezzi del nuovo Carrera Skipper. Per capirci, un orologio da regata significa che ha il cronometro con la possibilità di calcolare dei tempi intermedi, proprio perché la partenza in regata viene data su diversi momenti. Ci sono i 10 minuti, i 5 minuti e il minuto finale, e cambiano le cose che all'interno di una regata gli equipaggi possono, le barche possono andare a fare, perché altrimenti si beccano delle belle penalizzazioni o delle belle squalifiche. Ma non siamo qui a parlare di orologi da regata. All'inizio del canale feci un video sugli orologi da regata che guardammo in 5, compresi i miei parenti. Ma comunque, è stato rifatto il nuovo Carrera Skipper con, secondo me, un ottimo risultato. Per cui, con la possibilità appunto di avere le calcolazioni intermedie dei tempi e dei tempi di regata. Se l'edizione limitata del 2017, per riuscire a trovarla, ammesso che la trovate, dovete sborsare almeno un 10.000 euro, con questo nuovo ve la cavate con 6.600 franchi svizzeri. Franco svizzero, euro, dollaro, oramai fanno bene o male il paio uno con l'altro.
Vi leggo un po' di riferimenti tecnici per raccontarvi che dimensione della cassa è 39 mm di diametro con 46 mm lug to lug e 13 mm lo spessore. La referenza non ve la dico perché bisogna stare qui 2 giorni. Andate lì, buongiorno, voglio un Carrera Skipper, qui ci sono 6.600 euro e state tranquilli che ve lo danno. Acciaio inossidabile 316L, cristallo, guarda caso, zaffiro. Il movimento è un Tagoyer TH2006, cronografo automatico, 28.000 VPH di frequenza, 80 ore di riserva di carica con 33 gioielli al suo interno. Resistenza 10 atmosfere, cioè 100 metri, cioè, ma un orologio marittimo da 100 metri, insomma, innanzitutto. Si cerca di rimanere sulla barca anche in regata e comunque vuol dire che 100 metri tiene gli spruzzi, tiene l'acqua, eccetera, eccetera. E poi vi voglio vedere andare in regata con 6.600 franchi di orologio, quando io vi consiglio sempre, comunque, quando fate attività di questo tipo, un bel orologino stile questo, ok. Direte un orologio del Casio, sì, sicuramente, però è un orologio che se ben gli succede, non gli succede niente, ma se ben gli succede qualcosa, avete speso 50, 60, 70 euro. Ma queste sono convinzioni personali. 2 anni di garanzia internazionale, operazione secondo me molto interessante, anche perché di orologi da regata, nonostante ci siano stati molti orologi che hanno equipaggiato equipaggi di barche di Coppa America anche attualmente, orologi da regata, cioè con il cronografo che può andare a fare i conteggi dei diversi tempi, non ce n'è mica tanti. Per cui, mitico il Lemania Polestro, ma questa è un'altra storia. Quindi, un veloce accenno al fatto che la Citizen ha realizzato la versione in Super Titanium Duratect del Citizen ProMaster Diver, per cui adesso si chiama questa versione Citizen ProMaster Diver Automatic Fujitsubo 200 metri Super Titanium Duratec DLC Black. E vabbè, ok, velocissimamente, 41 mm di diametro alla cassa, 12,3 l'altezza, 48,8 lug to lug, super titanium la cassa, con appunto copertura con materiale, diciamo, di produzione, di realizzazione, appunto Citizen, Duratec DLC Coating. Che dire, il gradiente in grigio scuro per quanto riguarda il quadrante, il movimento è un calibro realizzato appunto da Citizen 9051, automatico con la possibilità di avere la carica anche manuale mediante corona antimagnetico fino a circa 200 Gauss, 24 gioielli, 28.800 le VPH, 48 ore di riserva di carica, indicazione ore, minuti, secondi, data, e ha ottenuto una regolazione, viene, diciamo, sapete che cioè, indipendentemente, oltre alla precisione del movimento, poi molto fa la regolazione finale prima della consegna ai clienti e in questo caso la regolazione permette di dichiarare a Citizen una variazione che va da meno 10 a più 20 secondi al giorno, tantissima roba. Il bracciale sempre in super titanium, che dire di più, che dire di più, che la referenza è NB602559H, non ci sono limiti di produzione, nel senso che non è un'edizione limitata, è subito disponibile e ve lo portate a casa con 5 euro meno di 1.995 euro. Andate là, gli dice: buongiorno, voglio l'orologio, qui vi do 1.000 euro, e loro me ne danno indietro 5, vi potete comprare un caffè e magari offrirlo anche a qualcuno. Così, giusto una veloce nota, perché comunque, signori Citizen, e non solo Citizen, ma anche le case ad essa collegate, sta facendo sempre di più degli orologi particolarmente interessanti.
Quindi, come dicono quelle che hanno studiato, last but not least, last è un detersivo per i piatti, se non ricordo male. Va bene, comunque, non ultimo, un'altra casa giapponese che anche essa non è mai capace di stare tranquilla, continua a fare delle novità. È ormai una delle grandi case, è assolutamente interessante e le sue novità sono sempre ben accette. Si tratta di Seiko. Seiko che ha così una serie interessantissima che è appunto la serie Seiko 5, di cui ci sono state fatte tantissime versioni e che si porta avanti da anni. Ne abbiamo già presentate altre, si è già parlato nel video che ho fatto su Seiko, sulla storia di Seiko. Andatelo a vedere. C'è un mostro giapponese da film giapponese, è la più grande macchina orologiera del mondo, si chiama qualcosa di simile. Non è che mi posso ricordare tutto, eh? Ok, comunque, con una cassa ispirata alla mitica serie SKX sono state realizzate appunto 5 nuove versioni di questo Seiko 5, 5 versioni da Seiko 5. Le referenze sono SRPK18, SRPK20, SRPK22, SRPK24 e così fa 4. Vabbè, la quinta non me la ricordo, non la trovo, dopo guardo qualcosa vi devo dire. Che dire, vi do un po' di dati tecnici. La grande novità, al di là così del richiamo a questa mitica cassa, è che ha questo look, chiamiamolo, in oro, fondamentalmente o total gold o golden gray, che sembra una copia di ballerini, golden gray. Vi confermo che le referenze sono 4 e io sono totalmente rimbambito perché la RSPK18 è oro e nero, la 20 è oro e blu, la 22 è due toni con il grigio e la 24 è la due toni con il marrone. 42,5 mm di diametro, 13,6 di altezza, 46 mm di lug to lug, evidentemente in acciaio inox la cassa, può avere appunto la colorazione gold, e qui c'ho anche la tosse, con la scala dei 60 minuti, per appunto i tempi di immersione, eccetera, e questo è un classicone oramai, da Submariner in poi, e non solo. Va bene, il calibro è un 4R36, evidentemente di proprietà, automatico, 24 gioielli, 21.600 vibrazioni ora, 41 ore di riserva di carica, appunto ore, minuti, secondi e data del giorno. Evidentemente il bracciale è in acciaio e richiama il full gold o il two-tone gold appunto della cassa dell'orologio. È disponibile da sole da subito. Il prezzo è di 395 dollari. Perché dollari? Vabbè, cambia poco. Perché concettualmente è un'esclusiva del mercato americano, anche se, come già successo, la stessa cosa si disse quando si parlò dello Tsuyosa all'inizio, doveva essere only for the USA, ma poi l'arriva, l'arriva, l'arriva. Comunque, se andate negli Stati Uniti, se vi piace, se conoscete qualcuno negli Stati Uniti, digli vammelo a comprare, vammelo a comprare. Premesso che secondo me, se andate sul sito seikousa.com, ve lo vendono e ve lo spediscono. Attenti poi alle tasse di importazione che vi girano le orecchie. Spero che questa ulteriore puntata, chiamiamola così, delle news, del Watch News, sia stata interessante, se no facciamocene tutti una ragione, perché così è. E c'è anche qualche proposta interessante, secondo me, per andare a comprarsi qualche orologino per andare in vacanza. Poi, se ne volete spendere 30.000 o 300, vedete voi, non sta a me dirvi cosa dovete fare.
Vi ricordo di trovarvi però un lavoro di giorno, ma non durante le vacanze. Un saluto, ciao.